Garantire la libera concorrenza e l'attività delle imprese messe a rischio, come denunciato dalla relazione 2017 della Procura Nazionale Antimafia, da condotte illecite che nel distretto salernitano stanno ostacolando la leale e regolare competitività, frenando sviluppo ed occupazione. Va in questa direzione il protocollo d'intesa siglato al Tribunale di Salerno tra la Procura della Repubblica e la locale Associazione degli Imprenditori di Confindustria, sulla falsariga del protocollo di legalità sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e Confindustria Nazionale, del quale rappresenta la prima applicazione sul territorio in Italia. Un accordo con il quale Confindustria assume l'impegno di avviare un'intensa campagna di sensibilizzazione dei propri associati sui temi della legalità e del rispetto delle regole, oltre che farsi carico di promuovere e favorire la formalizzazione da parte degli imprenditori vittime di denunce dirette ed esplicite nei confronti degli autori dei reati. Confindustria inoltre si impegna ad acquisire e fornire alla Procura ogni notizia utile per le attività investigative, promuovendo in presenza di più denunce su un singolo episodio la costituzione di gruppi o comitati di imprenditori, impegnandosi anche a costituirsi parte civile. A sua volta la Procura ha promesso di intraprendere con urgenza le attività di indagine per accertare le denunce ricevute, costituendo anche gruppi speciali di investigazione per i reati collegati alle attività imprenditoriali. L'iniziativa che ha preso Confindustria, invitando il Procuratore della Repubblica ad una pubblica assemblea degli iscritti, anche per in qualche modo illustrare quelle che sono le intenzioni della Procura della Repubblica nel settore del contrasto alla criminalità organizzata infiltratasi nel tessuto imprenditoriale ed economico della nostra provincia, dimostra che non vi è stata nessuna, come dire, preclusione, nessun ostacolo a questa azione, che anzi è stata resa ancor più efficace e lo sarà ancor più nel futuro proprio dall'adesione di Confindustria a quelli che sono i valori costituzionali che non solo vanno predicati ma vanno anche praticati sul campo.